Da dove nasce il mio interesse per i maggiordomi? Beh, il mio interesse per i maggiordomi nasce dal fatto che frequento ormai da 10 anni un maggiordomo immaginario alle mie dipendenze che si chiama Lloyd. E la domanda è perché un maggiordomo immaginario? Beh, perché non posso permettermene uno vero. E quindi di fatto lo sono creato in un modo che, devo dire, non è così economico da mantenere, perché se non altro richiede un sacco di energie mentali, però ecco, i maggiordomi mi hanno sempre affascinato dai tempi di Shining in avanti. Come mi sono trovato col fumetto? Perché questa è la mia prima esperienza come fumettista. Beh, sono trovato benissimo. Benissimo perché credo che il fumetto in Italia e l'illustrazione siano due scuole straordinarie che sfornano eccellenze mondiali. E quindi mi sono approcciato a quest'arte, l'arte del fumetto, con molto rispetto e al contempo mi ha dato enormi soddisfazioni, ben più di quelle che pensavo di poter trarre da una qualunque collaborazione. Se mi piacerebbe cimentarmi in storie più lunghe, beh, assolutamente sì, però io sono un autore di fiato corto, diciamo, sono un centometrista della penna, mi sono sempre confrontato più con i racconti che con i romanzi. Anche se una storia a fumetti non è propriamente un romanzo, richiede comunque tanta attenzione e tanta capacità di narrazione. È un'esperienza che vorrei davvero fare e in cui mi vorrei cimentare. Gli elementi che accomunano sostanzialmente vita con Lloyd, Abbattista, maggiordomo esistenzialista, non sono tanti, ma sono profondi ed è uno sostanzialmente: la possibilità di leggere delle cose su più piani differenti, diversi strati di lettura. Quindi nelle storie di Battista noi possiamo apprezzare la loro velocità, la gag che comunque è finita e che non deve per forza raccontare qualcosa di formativo, però tutto quello che ci accade, così come nella vita di tutti i giorni, così anche nelle storie di Battista, ecco che può essere letto in una seconda chiave. Ed è proprio questo tentativo di unire vari piani di lettura quello che ha portato alla nascita di Battista e delle autoconclusive.